believe me, just watch. Io dico, come si fa? Io dico, come si fa? Come si fa? Come si fa a prendere gol, partita dominata, abbiamo giocato solo noi, hanno fatto sì e no tre azioni buone. Tre azioni buone. Te che fai dopo una partita dominata, gestione palla, possesso palla, trick and freak, traccheggi, cose, pipì, da là, chi passa gente e tutto quanto, al 92esimo te segna Gabbiadini. Manolo Gabbiadini, una pippa che ha segnato l'ultimo gol che ha fatto Gabbiadini, era a età della pietra. Oh Gabbiadini, Manolo Gabbiadini, rincorre da una palla filtrante, la difesa inesistente, go. Il tiro pure di Gabbiadini tutto storto di punta, di come ha presa. Ma se devo vergognare, oh, se devo vergognare. Cioè non è possibile che fare una partita e comunque per bene, perché comunque ecco, gestione palla, possesso, comunque cerchi di manovrare bene, deve c'è il pallino del gioco. Però poi, cioè, ti pare a suicida sempre in sti modi. Perché non è la prima volta. Non è la prima volta che la Lazio fa così. Perché un sacco di volte la Lazio ha fatto così. Un sacco di volte. Che la Lazio, casomai, pensava di averla già vinta. E poi sono arrivati i gol che t'hanno proprio fatto un carta a tutto. Che ti hanno fatto buttare via partite che hai già vinto. Cioè queste sono cose che non... Cioè sono cose che pure quando stiamo con Inzaghi, cioè io mi ricordo sempre una cosa che la Samp, sempre una partita che la Sampdoria 2-1, il gol di Ciro mi ricordo su rigori. Poi al 97esimo il gol di tacco di Saponara a superare stracoscia. Ma non solo, ma mi ricordo proprio tante le partite così. Questo era un esempio che mi ricordavo così di più, ma ce ne sono stati tanti. Soprattutto ecco, se poi me ne devo ricordare uno importante, che ci ho proprio avuto un blackout assoluto, ma che forse non c'entra con la partita di ieri, però comunque che sono sempre blackout, perché comunque ieri veramente secondo tempo poi la Samp è salita sopra, ha iniziato a giocare un po' di più, era questione di tempo proprio, perché proprio non sei riuscito a chiudere la partita. Davanti alla porta invece di tirarsi passiamo il pallone in mezzo nell'area di rigore, vogliamo entrare con tutto il pallone dentro la porta. Ma che stiamo a fare? Invece di tirare un'azione con Luis Alberto, bellissima, scambio con Luis Alberto, con Immobile, palla dentro, Immobile invece di tirare gliela rimette in mezzo, ma là doveva tirarci, là ci tiri dei piattoni, sul secondo palo, go! O comunque provi a incrociarla col sinistro lì. Perché in mezzo? Non capisco il perché di metterla in mezzo. E eccomi. E stavo a dire. Cioè, sono cose proprio che non riesco a capire. Cioè, veramente cose che non capisco. Se poi riesco a fare un video, casomai. E dicevo. Mo c'è star Napoli.
Mo c'è star Napoli e voglio vedere. Mo c'è star Napoli e voglio vedere perché il Napoli è una squadra molto, molto. Secondo me, se devo parlare a livello del gioco, è forse molto meglio dell'Inter. Poi potrei dire pure una cazzata, però. Quindi potrebbe essere una squadra che veramente. Con l'Inter, non è che mo devo pensare che dopo che abbiamo vinto con l'Inter, boh, sono i fenomeni. No, ti continua a fare punti e a macinare. Se però poi dopo la partita con l'Inter che vinci, mi pareggi che la Samp che ti fanno gol al 92esimo, perché crolli proprio, perché crolli, crolli che non chiudi la partita. Voglio vedere che succede con Napoli. E ricordiamo che mo c'è pure l'Europa League mo che inizia. C'è col Feyenoord. Che se non arrivi primo, se non arrivi primo in un girone con Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz, non dico a punteggio pieno, ma comunque sia comunque primi, perché a beccasse un'altra che scende dalla Champions pure quest'anno non mi va sinceramente. Non mi va a buttare un'altra che scende dalla Champions. E quindi dobbiamo arrivare prima e soprattutto non dobbiamo prendere sotto gamba, cioè dobbiamo prenderlo sotto gamba come girone. E per essere questo, raga, io ecco il Napoli a pareggiare con Lecce in casa. Carità, appena iniziato il campionato, stiamo tutte lì, comunque non è che stiamo 12 punti di distanza, però so punti che dovevi fare, arrivavi a 10 punti, a pari a Roma, e comunque almeno stavi lì, almeno mettevi un po' di pressione, facevi capire che comunque ci stavi, cioè facevi capire che comunque hai, comunque anche la Lazio era partita comunque, non dico a piotta, ma comunque era partita molto bene, comunque 10 punti a pari a Roma, e l'altro comunque stanno sotto sempre, vabbè, sempre entra in un punto, 2 punti, però comunque 10 punti, già comunque stai a un buon punto. Invece niente, pareggio l'ultimo secondo dei Gabbiadini. Io non ce la posso fare. Già sono cose veramente che mi mandano al manicomio. Gabbiadini. Gabbiadini, Rincon, Augello, mamma mia, Caputo, Berre, cioè ha vinto 3-1 con l'Inter che c'hanno squadrone e poi va a pareggiare con questi. Io senza parole, veramente. Sta cosa saremo levati dalla testa, perché sennò così non vai proprio da nessuna parte. Proprio da nessuna parte. Perché se te spegni così a una certa e prendi go agli ultimi secondi, proprio una cosa che proprio non ti fa arrivare proprio da nessuna parte. Devo capirla sta cosa, perché sennò veramente è un problema enorme. Enorme. Perché sono punti che butti. 2 punti buttati. 2 punti persi. Perché era già vinta. Era già vinta. Vabbè, mettiamoci che abbiamo preso pure il palo con Immobile, che vabbè. Proprio, capirai. Pure la fortuna di Ciro, proprio. Strepitosa. Però bisogna chiudere prima le partite. Cioè, questo tocca mettersi in testa. Bisogna chiudere prima le partite. Perché sennò succede questo. Se no succede questo. Però vabbè, raga. Io dopo questo vi saluto. Vi saluto. Vediamo un attimo. Cioè no, vediamo un attimo. Vediamo con Napoli che famo. E niente. Vi saluto. Sempre e comunque forza Lazio. È bella.